conosco come disegnatrice e illustratrice, di conseguenza sono molto attenta al tratto e c'è un grande studio del tratto. La pirografia, che è una tecnica attraverso cui si brucia il legno. Sono molto affezionata a questa tecnica perché la praticava mio nonno. Infatti tutti questi quadri sono stati realizzati con il pirografo che mi ha lasciato mio nonno. Poi ci sono anche dei quadri dipinti, acrilici su tela, e infine dei quadri realizzati su carta con china e inchiostro. Sono molto attratta dagli ulivi, dalla terra salentina, rappresentata appunto da queste campagne piene di ulivi, e ho dato risalto anche, ho anche fatto un parallelo tra questi grovigli creati dagli alberi degli ulivi molto intrecciati con le rughe che ci sono sui volti e le mani di alcune anziane. Per esempio ho ritratto anche le mie nonne, che secondo me, per me, rappresentano proprio la tipica persona saggia salentina. Viene fuori pure il rapporto con il territorio, secondo me c'è l'espressione insomma più totale del territorio in cui si è nati.